Manca una settimana a sfortuna e quindi noi di Impluvium abbiamo deciso di fare un videino per parlarvi un po' di più di quello che è, di ciò che si tratta, di che tipo di fiaba è Sfortuna, senza spoilerarvi niente di quello che vedrete durante lo spettacolo. Sfortuna è una fiaba popolare siciliana, nell'esattezza è una fiaba palermitana. Io ho fatto un adattamento teatrale dei vari testi che si trovano in giro e ovviamente quello più carino, quello che mi ha colpito di più, è quello che si trova all'interno delle fiabe italiane di Italo Calvino. Quindi il testo si basa su quello, ma in realtà è uno studio su tutti i manoscritti che siamo riusciti a trovare di Sfortuna. Sfortuna è anche il saggio finale della piccola Accademia delle Arti Belline, che sono i corsi di recitazione tenuti da me prima della pandemia. Le bambine che vedrete esibirsi sono bambine che hanno partecipato ai corsi di teatro anche nei momenti più difficili, anche quando siamo stati costretti a fare teatro online. E quindi io e gli altri ragazzi abbiamo deciso di premiarle di questa dedizione per il teatro, dandogli un obiettivo finale, ma non un obiettivo da bambini. Anzi, riflettendo su un tema importante come quello che Sfortuna ci propone. La domanda centrale dello spettacolo è una domanda esistenziale, filosofica, che è un dubbio che in realtà è un dubbio esistenziale dell'uomo. Siamo noi artefici del nostro destino o è questo a tessere le trame dei nostri giorni? Su questo hanno lavorato le bambine, su questo ho lavorato io per scrivere il testo. E quindi vi invitiamo per l'ultima volta durante l'ultima settimana a venirlo a vedere o sabato 26 o domenica 27 a Montepulciano, qui nel cortile del Conservatorio di San Girolamo, o a Trequanda al Parco Pancirolli giovedì 1 o venerdì 2 luglio. Niente, quindi prenotatevi perché i posti si stanno esaurendo, noi ci vediamo lì, io ci sarò sicuramente.